Ben ritrovati al Palazzo È Servito, lo vedete, non siamo a Palazzo Boccella in realtà, ma siamo in trasferta. Precisamente ci troviamo ad Artimino, a Villa Ferdinanda, perché i ragazzi sono quasi vicini al termine della scuola, partiranno a brevissimo in stage e quindi si trovano a confrontarsi in realtà con una prova pratica veramente impegnativa. È stato loro assegnato il compito di organizzare una cena per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci ed è stata commissionata loro dall'associazione prestigiosissima Chaîne Rôtisserie. Allora andiamo a scoprire meglio assieme a loro di che cosa si tratta. Arriviamo al piatto forte, che era questa torta bianca, la cosiddetta torta bianca, che era una sorta di attuale cheesecake, invece che col Philadelphia veniva fatta con dei formaggi molto freschi dell'epoca. Noi l'abbiamo fatta un pochino più saporita, più spinta, mettendo anche lì una punta di pecorino all'interno dei formaggi freschi. Ci abbiamo messo un pochino di cannella, che erano le spezie che c'erano al tempo, e l'abbiamo corretta con della marmellata di cachi e zenzero. E sopra abbiamo incastonato una lastra di caramello con delle intarsionature di sale Maldon da mangiare insieme alla cheesecake, che ci dà questo contrasto. E niente, la nostra cena finisce così. Tutta l'organizzazione della cena, la presidente e la vicepresidente sono venute nei miei laboratori a fare gli assaggi con molta cura, sono stati attenti a cercare di spiegarmi che alcuni prodotti dovevano essere utilizzati e altri no, perché non presenti nel 1500. E perciò, dopo tutto questo lavoro di ricerca, di prove, di impegno, è uscita fuori questa cena. E la stiamo facendo in questa cornice splendida di Villa Medicea ad Antimino, e devo dire che è un borgo fantastico, e se è diventato patrimonio dell'UNESCO in questi giorni ne abbiamo capito il perché è veramente un qualcosa di splendido. In questa splendida cornice, con questo apparecchiamento, questa mise en place che vuole riprendere quelle importanti dell'epoca, penso che questa sera si riesca a dar vita veramente a una rievocazione storico-culturale impegnativa e quanto mai realistica e veritiera. Per oggi è tutto, arrivederci alla prossima puntata con Il Palazzo È Servito.